Stai cercando crediti per FIFA 17 a basso prezzo e in maniera molto veloce? Allora parliamo la stessa lingua. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi il link e codice sconto qui sotto in descrizione. Oggi andiamo ad affrontare il Cagliari dei Giants e il Torino di Gas. E dobbiamo impegnarci, dobbiamo fare 3 punti appena possiamo, anche perché il Toro è proprio una delle squadre che ci insidia per la Champions. Quindi dobbiamo andare velocissimi, dobbiamo giocare, non dico ai 100, ai 185.000% all'ora. Dobbiamo fare 3 punti oggi, in casa, contro il Cagliari di Giorgio. Tensione. Tensione alle stelle. Sassuolo-Cagliari, la partita che vale una stagione intera. Ci basta solamente un'ultima vittoria. E poi potremmo finalmente dire che giochiamo anche noi in Champions League. Attenzione, il Cagliari è entrato in area con Marco Sau, pericoloso. Sau, va sul fondo Sau. Attenzione, sempre Sau, la mette all'indietro. Il Cagliari può tirare. Attenzione, ancora il Cagliari con Farias. Ragazzi, è meglio vincere questa partita con il Cagliari, che andarsela a giocare col Toro fuori casa, con il Toro che pressa. In qualche modo dobbiamo riuscire a prenderla per ripartire, ma guardate, 100 tiri del Cagliari per adesso. Kishna, Belotti, attenzione, si appoggia a Berardi. Ancora Mimmo, Mimmo, vede Kishna che taglia e cerca di servirlo. Kishna è entrato in area, può arrivarci, rallentatissimo Kishna, l'hanno pressato tantissimo per la maglia. Belotti si appoggia in qualche modo, riesce a trovare Pellegrini. Berardi, dentro, da Calabria, Calabria si appoggia così, adesso non sa, riserve Calabria, Calabria chiede l'1-2 a Berardi, Berardi glielo vuole dare, Calabria adesso è importantissimo, Calabria la mette per Don Sa. Berardi va da Kishna, Kishna vede il taglio di Belotti ma in fuorigioco, Belotti il tiro di Belotti, il gol di Belotti no, è regolare, il gol del Gallo è regolare, ero convintissimo che fosse fuorigioco, io comunque ho tirato, rivediamolo. Berardi, Kishna, il taglio di Belotti forse è buono davvero, anzi no, è buono per forza, perché il gol dell'1-0, il Gallo Belotti, la sblocca lui, il Gallo Belotti, inaspettatissimo, non ci credo ancora, neanche io. Con questa vittoria siamo in Champions, ragazzi. Ecco, ho parato troppo presto e se lo sarebbe meritato il Cagliari il gol, perché noi con un tiro abbiamo fatto gol. Belotti, attenzione, la protegge così e poi riesce anche a girarsi e poi riesce a ripartire, bruttissimo fallo, regola il vantaggio. C'è Berardi, mamma mia che stecca che gli è andato a Belotti. Berardi porta sulla squadra, Berardi porta sul pallone, Berardi è entrato in area, Berardi si guadagna forse il calcio d'angolo, rimessa laterale. Dentro per Sau, Sau, attenzione, ancora Marco Sau, mette un gran pallone. Meritatissimo il gol del Cagliari. Meritatissimo il gol del Cagliari. Djordjevic, ma Djordjevic della Lazio? Filip Djordjevic gioca nel Cagliari? Va bene, 1-0, anzi no, 1-1. Toro però per adesso sta perdendo, ragazzi. Il Toro sta perdendo importantissimo. Tra l'altro la cosa che mi fa ridere è che ci sono gli scontri tra le carriere. Cioè oggi c'è Sassuolo-Cagliari, quindi io contro Giorgio. E invece il Torino di Fabio, che è il nostro rivale per la Champions League, sta giocando e perdendo contro il Genoa di Seppi. Quindi grazie Seppi, per adesso mi stai facendo un favore incredibile. E poi questo Cagliari sta giocando in maniera sublime. Cioè ragazzi, io non ho mai visto una squadra giocare così bene. Abbiamo dato il 3-0 all'Inter, il 5-2 al Napoli, abbiamo battuto la Juve. Ma questo Cagliari sta veramente facendo faville incredibili. Attenzione perché si è staccato Belotti. E adesso è una palla interessante. Belotti, Belotti, in area Belotti. Si vuole girare Belotti per metterla sul destro. Belotti il tiro! Oddio mio! Kishna, esci te. Berardi a fare il trequartista dentro Niang. Berardi, Niang, si appoggia a Belotti. Attenzione, è partito il Gallo. E c'è anche Berardi che si propone. Allora diamola a Mimmo. Bruno Alves non è così veloce per prendere Berardi, che ce l'ha anche sul sinistro. Berardi, non ci credo. Non ci credo, Mimmo. Già vuoi andare via. E poi sbagli questi gol che ce l'hai sul sinistro. Mimmo, non è da te, bravo. Chiedi scusa almeno. Niang la recupera. E c'è Belotti. Belotti chiede l'1-2 a Berardi. Allora Berardi lo accontenta. Che gran palla per Belotti. È entrato in area di corsa Belotti. Cerca di saltare Bruno Alves. Berardi della bandierina la mette dove c'è Niang. Esce Storari con i pugni. Pellegrini la tiene lì. Attenzione, Rugani prova a girarci. Dai ragazzi, facciamo gli ultimi cambi. Speriamo di portarla a casa sta partita, perché ci serve. Metto dentro Caldara. Belotti in pressing, la recupera. E c'è Piazza che può saltare subito l'uomo. E subito Piazza crea la superiorità numerica. Ancora Piazza con il tacco. Va da Don Sa. Don Sa va da Belotti. Belotti torna dietro da Piazza. Con le mani. Don Sa. Dentro da Niang. Niang si appoggia a Belotti. Belotti prova a darla. Ancora dentro per Niang. Niang la stoppa. E Niang taglia verso il centro. Niang, Niang, Niang! In vai Niang per il 2-1. Che vuol dire Champions League? All'88esimo la risolve il mio nero preferito. Grazie Mbaye, appena entrato, fa la differenza. Niang in area, fulmina Storari con il destro e 2-1 all'89esimo minuto di gioco. Non sa, si appoggia a Sturaro. Piazza e finisce qui ragazzi. Questa vittoria
vuol dire che il prossimo anno giocheremo contro il Real, il Barça, il Bayern, il City, Guardiola, Mourinho. No, Mourinho no. Abbiamo vinto, ragazzi. 2-1, immeritatissimo. Io voglio vedere, oddio che schifo, 2 tiri in porta, 2 gol per noi. 2 tiri in porta, 2 gol è il furto dell'anno. Ma ce ne ha rubate tante durante questa carriera, che va bene così. Tra l'altro il Torino ha pareggiato e quindi ha maggior ragione. E la classifica parla chiaro. Più 4 sulla Roma, più 6 sull'Inter, più 6 sul Toro. L'ultima partita diventa una passeggiata divertente. E poi mentre alleno i giocatori io mi sto ancora chiedendo se Berardi vorrà davvero andare via o potrà dirci magari no, sai, siamo arrivati in Champions, magari rimango. Io adesso non mi ricordo gli obiettivi che avevamo, però secondo me arrivare in Champions siamo andati oltre l'obiettivo. Secondo me dovevamo qualificarci per l'Europa League, se mi ricordo bene. Quindi dovremmo essere andati da Dio. Cannavaro si ritira. Attenzione perché Paolino Cannavaro si ritira. Grazie Paolo, allora mi dispiace ma dovrò farti giocare per forza l'ultima partita. Direi che come minimo bisogna far giocare un po' tutti i giocatori che non hanno giocato tantissimo in questa stagione. Però come si fa a non far giocare Berardi e Belotti? Belotti insegue il secondo titolo di capocannoniere. Berardi potrebbe essere l'ultima partita. Faccio giocare questo qua assolutamente, perché una partita ogni tanto, magari fa anche gol lui, chi lo sa. Poi faccio giocare Caldara, Cannavaro, Mattiello, perché non sta giocando praticamente mai. E poi faccio giocare Sensi. Faccio giocare anche Bruno, 58 dalla primavera. E poi basta, direi che, ah no, dai, forse anche Pollirola al posto di Calabria ci può stare. Mi porto anche dietro il Mitra Matri, che non si sa mai, se Rashford mi fa incazzare tocca a te. E finisce tutto qui, ragazzi. La prima stagione estremamente positiva, perché è stata positivissima. Siamo arrivati in Champions, di più non potevamo fare contro quella Juventus lì mostruosa, 91 punti della Juve, ma come è possibile? Tengo a chiudere con una vittoria. Questo mister qui, ragazzi, farà la storia. Toselli, come me, Joe Hart, salve, buongiorno. Abbiamo comunque ancora tantissime cose da fare, quindi questa partita non è del tutto inutile. Belotti sta inseguendo, vorrei far fare gol a Rashford, insomma tante cose che non si sono mai viste, De Silvestri addirittura. Dentro così, attenzione, è partito Rashford, vede Belotti, cerca di servirlo sulla corsa, ovviamente sbaglia il primo passaggio Rashford. Tra l'altro Belotti è l'ex, ragazzi, questa partita lui la sente veramente forte. Guardate Bruno, il suo esordio in Serie A, porta via subito il pallone, poi lo riperde. Sensi. Bruno dentro, per Rashford, che si riappoggia a Bruno, ancora una volta, mi piace troppo dire Bruno. Caldara, molto bene Caldara. Berardi, dentro per Gnoguri, di prima cercare Belotti. Belotti si appoggia a Rashford, Rashford vuole andare a Gnoguri, attenzione perché lo serve bene. Gnoguri, il tiro di Gnoguri fuori. Bruno contro gli Aic, attenzione perché Bruno vuole dimostrargli che non è un principiantino di quei giovanini lì. Mamma mia Bruno, cosa recupera? E fa andare Rashford, attenzione, Rashford si propone anche Bruno. Bruno e Rashford. Rashford però va da Belotti saggiamente, perché Belotti è più forte di tutti. Ancora Belotti in area, poi la perde contro De Silvestri. Sensi, vuole andare da Belotti. De Silvestri lo insegue, Belotti la stoppa, la tira Hart. Berardi la viene a prendere, c'è Rashford che può ripartire. Rashford chiede l'1-2 proprio al gallo Belotti, e adesso può centrarsi. Belotti vede Rashford, prova a servirlo. Rashford allunga la squadra, attenzione, ancora Rashford dentro per Belotti, il gallo Belotti, il gol dell'ex, l'assist di Marcus Rashford, non ci credo. Belotti, 16 gol in campionato, secondo cannoniere dopo Dybala. E attenzione perché Rashford fa l'assist e Belotti fa il gol dell'ex. Canta ancora il gallo, ce l'avete dato, vi segna contro, siamo in Champions. Succede di tutto. Attenzione perché gli Aic riparte. Cannavaro, esce lui. L'ultimo intervento della carriera forse potrebbe essere, e lo fa estremamente bene. Sensi, c'era Rashford che partiva. C'è il tuo momento di gloria Rashford, me lo sento, in questa partita potrai esultare anche te. Non ci credo. Vabbè, ma sono le comiche. Vabbè, ma non è possibile mai. Cioè, sei sfigato nell'animo. Rashford. Gnoguri, dentro per Rashford. Attenzione, ancora Marcus Rashford. Rashford, prova il tiro da lì. Non ci credo. Non è possibile. Non è vero. Non è successo davvero quello che ho appena visto. Non è successo davvero quello che ho appena visto! Ma che cosa hai fatto? Rashford! Ma perché è diventato un fenomeno nell'ultima partita? Perché ha fatto un gol che non ho mai visto fare un gol così bello, nessuno! Ma vaffanculo Rashford, il primo gol della carriera è tuo, l'ultimo gol della carriera è tuo! Ma vaffanculo Rashford, vaffanculo!
Guarda, dopo questo ho deciso che ti sostituisco. Hai già fatto il tuo, hai fatto gol, era quello che dovevi fare. Metto sul mitra matri, vaffanculo Rashford, vaffanculo Rashford. Esci, esci, hai già fatto troppo. Per i miei gusti hai già fatto troppissimo. Via, ma cosa applaudi che non ti vuole bene nessuno? Non sei triste per questo? Non vorresti rimanere un altro anno ad allenarti con Rashford? Dai Berardi, vai a fare gol, così ti ricordi quanto è bello giocare con noi. La stoppa Lirola e poi la mette dentro, subito così per Belotti. Oddio, calcio d'angolo. Lo stop, la palla messa dentro, il tiro. Il 2-1 del Toro, va bene, indolore, indolorissimo il 2-1. Vede Berardi e lo serve, grande Mitra Matri. Matri ancora, vuole entrare Matri, vuole andare dentro Matri, vuole andare Matri, ce la fa Matri, con tutto il suo fisico Matri, ancora lì, Gnoguri, il tiro Gnoguri messo giù. Attenzione perché adesso Matri può andare, Martinez lo insegue, l'ultimo uomo è il Mitra Matri, contro Joe Hart, Matri, ancora contro Martinez, ancora Matri, sempre Matri, Matri, la vuole dare a Berardi, Berardi, il tiro e il gol di Mimmo Berardi. Chiudiamola così questa stagione, non col gol di Rashford, ma col gol del capitano, con il gol del 10, con il gol di un giocatore che ha fatto benissimo, ci ha fatto esultare tantissimo, ma Matri, complimentoni perché hai fatto una cosa incredibilmente bella. Bravo Mitra Matri, sei stato il mio giocatore preferito nella carriera. Come mi hai fatto esultare te col gol col Milan? Nessuno mai. Ma Berardi la chiude, era giusto il gol di Berardi, era giusto così, perché se se ne andrà, almeno l'ultima gioia ce la ricorderemo così. Esulta il nostro mister, 3-1. Calcio d'angolo, va a saltare anche Joe Hart. Non ci credo. Dai, mettiamola fuori così andiamo a far gol. Dai, Donnarumma, vai a far gol te, porca vacca. Vai, Donnarumma, vai a far gol te. Vai, Donnarumma, tira da lì. Donnarumma, dentro. Attenzione perché Hart se ne frega totalmente del pallone. È finita in una maniera ignorante da matti questa carriera. Questa prima stagione con la partita più stupida, con le cose più assurde. Grandissimo Belotti e Berardi. Guardate la nostra coppia. Speriamo di confermarla anche nel prossimo anno perché quella ragazza è una coppia da gol incredibile. Salutiamo Cannavaro perché si ritira oggi. Guardate i nostri ragazzi, sono contentissimi. Il 9, il 10, siamo in Champions League. Siamo in Champions League. È assurdo. E non festeggiano. Cioè, siamo in Champions League e non festeggiamo. Il Sassuolo in Champions e i giocatori del Sassuolo non festeggiano. Tutto questo non ha senso. Tutto questo non è vero. Ragazzi, sono veramente contento. Sono veramente soddisfatto di quello che abbiamo fatto. E siamo riusciti a far segnare anche Rashford. Quindi abbiamo centrato tutti gli obiettivi dell'anno. Direi di allenare per l'ultima volta i nostri 5 uomini migliori per ruolo. E poi ci apprestiamo ad andare a vedere la classifica finale che ci sorride. E a finire questa prima stagione che, ripeto, mi è piaciuta tantissimo. 3 level up, Donnarumma e Rugani, guardate se cresce Donnarumma. E questa stagione finisce così. Prima Juventus, seconda Napoli, terzo Sassuolo. Noi possiamo fare sicuramente tanto meglio. Però devo dire di essere soddisfatto perché abbiamo fatto dei bei gol. Di solito non ne prendo e non ne faccio. E invece quest'anno abbiamo fatto tanti gol. Ne abbiamo preso qualcuno che si poteva evitare, ma sicuramente la prossima stagione faremo meglio. Certo che 91 punti della Juventus era impossibile farli. Io non ce l'avrei mai fatta. 44 milioni di euro per la prossima stagione. Direi che sono soddisfatto. Oh, attenzione! Attenzione perché Berardi ci ripensa! Attenzione perché Berardi ci ripensa e forse rimane a Sassuolo! Non è ancora detta l'ultima parola, però Mimmo, mi piace questa cosa, mi piace! Devi rimanere, formare quella coppia con Belotti che ci ha fatto esultare tanto. Avanziamo, avanziamo. Non è finita. Berardi forse rimane. Non è finita. Certo, Pellegrini. Rinnoviamo, assolutamente, non te ne vai. Anche perché, ragazzi, se andiamo a vedere la crescita dei nostri giocatori, Donnarumma si è beccato un più 6, Calabria un più 1, ma comunque è arrivato a gennaio. Thibaut un più 2, Rugani un più 3, De Sciglio un più 3, Donsa un più 2 ed è arrivato a gennaio, Sturaro più 2, più 3 di Pellegrini, più 3 di Kishna, più 2 di Berardi, più 3 di Belotti, più 2 di Niang. Cioè, abbiamo fatto bene, più 2 di Sensi che non ha mai giocato, più 2 di Piazza, più 3 di Audero, che non ha mai visto il campo, più 2 di Gnoguri, più 1 di Caldara, più 3 di Mattiello, vabbè, Bruno appena arrivato, più 2 di Lirola, più 3 di Rashford, ok? Più 2 di Mandragora, cioè insomma sono cresciuti tutti, tutti tranne Cannavaro, Matri, va bene, quelli vecchi no. Ha accettato Pellegrini, rimane con noi e poi vediamo le relazioni su Gabriel Jesus, Keita e Brozovic. E attenzione ragazzi perché siamo arrivati all'ultima giornata. Io sono abbastanza concentrato per quello che succederà perché Berardi non vuole parlare e dovrebbe essere adesso la decisione definitiva di Mimmo per quello che penso. Penso proprio che funzioni così. Siamo arrivati e facendo termine a stagione avremo finito finalmente il primo anno sulla panchina del Sassuolo che è andato assolutamente bene. Leggiamo le mail, sono ritornati dei giocatori dal prestito, alcuni se ne sono andati, va benissimo così. Voglio ringraziarvi perché è stato veramente un qualcosa di positivo.
dato che tanti all'inizio erano ancora orientati verso la Sampdoria e magari non erano così presi dalla Sassuolo perché la Samp è stato qualcosa in più. E poi alla fine vi siete sciolti, vi siete innamorati di questo Sassuolo. Siamo solamente alla prima stagione, abbiamo tantissimi soldi per la prossima, possiamo solo che far bene. Ma dipende anche da voi. Scrivetemi qui sotto nei commenti quale giocatore andare a comprare, guardate i marcatori, primo Dybala, secondo Belotti. E se provassimo l'assalto a Paulino, come l'anno scorso con la Samp, sarebbe veramente qualcosa di bellissimo. Belotti, Berardi, Dybala. Sto male solo a pensarci. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video, che molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.